Luigi, possiamo dire una vittoria importante quest'oggi, volevate questa vittoria per scavalcare in Matera, alla fine un 2-0, anche se un po' in sofferenza, però le squadre importanti come la Juve Stabia sanno soffrire e colpire. Sì, sicuramente, oggi era una partita fondamentale, era uno scontro diretto, stavamo tutti e due a pari punti, però c'era da parte della squadra una voglia incredibile di vincere questa partita, dare un segnale importante, giocavamo in casa. Penso che abbiamo fatto una grande partita, poi contro il Matera ci sta a soffrire, quindi, però abbiamo sofferto bene, abbiamo rischiato praticamente nulla. Ecco, un conto di sospeso con il Matera, quello è andato, con il ritorno ci vorrebbero altri Matera. Deve andare. Sono finite le partite con Matera. Vabbè, non hai detto le playoff. Mi porta bene il Matera quest'anno. Ecco, invece adesso questo risultato che cosa vi può dare adesso mentalmente? Perché diciamo salvezza, adesso la salvezza non c'è più, l'essenza è già stata conquistata, bisogna affinare la griglia playoff. Sì, questa vittoria ci dà sicuramente autostima, ci dà tantissimo morale, è nulla, noi la classifica la guardiamo giusto per, dobbiamo solo continuare a fare quello che stiamo facendo e è nulla, continuare a pedalare come stiamo facendo. No, Paolo, non c'è nessuna cosa in particolare, però ovviamente aveva anche lui la voglia di festeggiare insieme a noi. Di solito i portieri stanno sempre lì da soli e quindi aveva voglia di festeggiare insieme a noi. Il gol, come sempre, lo dedico alla mia compagna che adesso è mia moglie e quindi e a tutta la mia famiglia. Ecco, adesso c'è questo Virtus Francavilla, una squadra che sta avendo difficoltà. Con quale obiettivo, ovviamente, oltre al discorso magari della vittoria, ma quale sarà l'obiettivo della prestazione? Beh, sicuramente la prestazione è quella, noi andiamo lì sicuramente per fare una prestazione importante, andiamo lì per dare continuità a quello che stiamo facendo ultimamente, non è facile perché loro in casa sono una squadra bella tosta, stanno attraversando un periodo un po' così, però anche loro lotteranno fino alla fine per i playoff, giocano in casa e quindi ci daranno fila da torcere sicuramente.